riallacciamo, riannodiamo il filo delle eccellenze per parlare di quanto sia importante la formazione per raggiungere l'eccellenza. Quindi fondamentale la formazione. Quindi, per paradossale che possa sembrare, anche le nuove generazioni, che sono le cosiddette native digitali, insomma, si devono formare nell'uso delle nuove tecnologie perché qui mi faccio aiutare dalle parole degli esperti, sviluppare una sensibilità verso il digitale significa educarsi ed educare alle regole di questi territori. Da qui si evince che lo sforzo è orientato ad un cambiamento di matrice culturale in cui la conoscenza delle grammatiche, le leggi, delle piattaforme private in cui ci muoviamo, la comprensione di alcuni aspetti di base legati all'esistenza di algoritmi e un costante aggiornamento rispetto alle nuove possibilità possono fare la differenza. Esatto, questo è quanto è scritto nella prefazione del saggio, al saggio dal titolo Figli delle app, le nuove generazioni digital popolari e social dipendenti. È stato edito da Franco Angeli, scritto da Francesco Pira, che è docente associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università degli Studi di Messina, ed è con noi. Buongiorno e benvenuto a Formato Famiglia, Pira. Buongiorno a voi. Eccoci. Grazie professore di aver accettato il nostro invito. Allora adesso lei ci prende per mano da bravo Virgilio e ci aiuta a capire un po' meglio questi figli delle app. Riassumo per gli ascoltatori, spero di fare un assunto diciamo che sia giusto. E comunque il saggio analizza, in caso lei mi correggerà ovviamente, il saggio analizza gli ultimi 20 anni di trasformazioni tecnologiche e digitali, il passaggio dalla TV, che già a suo tempo insomma aveva rappresentato una rivoluzione, ai videogiochi e poi ai cellulari, che sono una cosa tutta diversa dagli smartphone, perché proprio quest'ultimi e i tablet in realtà sono quelli che hanno operato la trasformazione più radicale nel processo di costruzione dell'identità dei ragazzi delle nuove generazioni, perché di questo stiamo parlando. E allora, andando subito al nocciolo della questione, lei dice che la connessione H24 produce un effetto di ipercomunicazione, di vetrinizzazione, di autonarrazione, in cui in sostanza ognuno comunica l'immagine che vuole dare di sé, creando un'identità iperfluida, che però è anche molto fragile perché si basa sostanzialmente sul gradimento degli altri, cosa che può dar luogo a fenomeni estremi di devianza. Allora, ci vuole approfondire questo passaggio epocale? Intanto vi ringrazio per l'invito, perché sono molto orgoglioso, visto che parlo tanto nel mio libro di famiglia, di rapporti tra generazioni, la vostra trasmissione è quella che proprio non potevo chiedere di più, quindi vi ringrazio tantissimo. Poi lei ha sintetizzato un po' quello che è il senso della mia ricerca, il senso del mio lavoro. Oggi noi abbiamo un problema molto serio di educazione ai sentimenti, perché le tecnologie tendono a isolarci, ma a farci convincere che siamo connessi con il mondo, e probabilmente lo siamo, sicuramente lo siamo, ma non ci rendiamo conto che essere connessi non significa avere delle relazioni. Le relazioni sono cose molto più complesse, molto più articolate. Quindi e lei, professore, addirittura dice che si creano degli individui incapaci di provare empatia e con scarso senso etico. Ma sai, guardi, è un po' una tendenza che sta partendo certamente dalla televisione, perché pensi a programmi come Naked Attraction, dove i sentimenti sono... Naked Attraction è quel programma dove nudi si cerca l'anima gemella. Ecco, credo che tutto questo ci porta anche a delegittimare delle forme che invece sono naturali di ricerca dell'altro e anche di contatto con l'altro. Il libro contiene in realtà una ricerca fatta su un campione di 1858 tra preadolescenti e adolescenti, durante proprio il periodo del lockdown. Ho cercato di rafforzare alcune idee che mi ero fatto in 23 anni di ricerca, quando ho proprio studiato il rapporto tra bambini e televisione, preadolescenti e nuove tecnologie, videogiochi. E durante proprio questo periodo si è acuito il problema delle devianze. Penso alle challenge, alle tante morti che ci sono state di ragazzini, penso ad alcuni casi, dalla bimba di Palermo di 9 anni alla ragazza di Vittoria di 12 anni, insomma, sono tanti.
che ci hanno fatto riflettere. Questo per quanto riguarda appunto l'aspetto tra virgolette negativo, appunto, se parliamo di, di scarso senso etico. Però questa è anche la generazione, prof, dei Fridays for Future, cioè ragazzi giovanissimi che hanno una coscienza ambientale profonda. Ecco, questo per esempio come lo valuta? Ma non c'è non c'è un aspetto negativo della tecnologia, secondo me. Questo è un messaggio che vogliamo far passare noi adulti, perché ci dà un alibi per non educare. C'è una tecnologia che fa parte della nostra vita, e questi ragazzi non sono peggiori di noi, forse sono anche migliori sicuramente, come giustamente ha detto lei, hanno una coscienza molto forte, sono impegnati anche su valori, però noi non dobbiamo perdere, non dobbiamo smarrire quella che deve essere la nostra occupazione, cioè quella di essere educatori, perché io ho inserito una frase di Don Bosco che dice che il futuro delle nuove generazioni dipende dall'educazione che noi sappiamo dare, ed è verissimo, cioè il futuro del mondo dipende dalla capacità che noi abbiamo di non litigare, non spiegare che la colpa è della famiglia, della scuola, delle istituzioni, dobbiamo invece metterci tutti insieme e pensare che questi ragazzi, che siamo andati oltre il concetto, vi confesso, di digitali nativi, ormai sono mobile born, se noi mettiamo tablet in mano a un bambino di un anno è già pronto e lo usa meglio di noi, e tutto questo ci deve fare anche riflettere. Perché spesso lo usano anche semplicemente per calmarsi, no? Nel corso di questa trasmissione, insomma, abbiamo ascoltato molti esperti, appunto, psicologi e psichiatri dirci come davvero oggi si abdica da parte dei genitori, delle madri, dei padri, no? Al ruolo di contenimento e di capacità di anche gestire le emozioni dei bambini di fronte anche semplicemente a una paura, li si consola con un tablet. E però, proprio per completare il ragionamento che stavamo facendo sull'identità delle nuove generazioni, no? Che appunto, come dice lei, si costruisce attraverso questa ipercomunicazione, questa identità iperfluida nasconde in realtà una profonda ansia da controllo, no? Non soltanto di se stessi e dell'immagine che gli altri hanno di noi, ma anche degli altri, attraverso la possibilità, no? di controllare costantemente quando una persona visualizza i nostri messaggi, quando è stato o è online. E quindi a che cosa porta tutto questo? C'è una vera e propria forma di dipendenza, come dice anche nel sottotitolo del libro. Sì, c'è una forma di dipendenza, ma tra l'altro quello che è venuto fuori dalla mia ricerca è che noi abbiamo due atteggiamenti. Un atteggiamento è quello della costruzione di uno stato dove mettiamo nome e cognome, ci mettiamo la faccia, e lì si sviluppa un io iperfluido che consiste nel fatto di rappresentare non quello che siamo, ma quello che può piacere agli altri. Quindi noi andiamo on demand, tutto quello che è un po' per questo io l'ho anche definita nel titolo di un capitolo, la generazione Netflix, perché è una generazione che ama esibirsi rispetto a quelle che sono le richieste. Pensate anche per i più piccoli, che non possono stare su TikTok fino a 13 anni e che invece ci sono proprio interventi straripanti dei bimbi, no? Dall'altra parte, quello che è venuto fuori dalla ricerca, alla domanda ma è un profilo falso, una buona parte del campione trova il coraggio di rispondere e dice sì, ho un profilo falso. Questo ovviamente. Che significa? Significa che io dietro l'opacità dell'anonimato tiro fuori il peggio, e quindi da lì e soprattutto però c'è anche il discorso che non c'è un controllo poi da parte dei genitori, e quindi emergono poi quelli che lei chiama genitori adultescenti, questi genitori pronti a innescare una sorta sono facilmente rintracciabili. I genitori adultescenti sono adulti che non amano crescere e che quindi pensano che bisogna fare tutti i ritocchi alle foto con le rughe, bisogna mettere le minigonne corte, gli zainetti, bisogna depilarsi, uomini e donne, non ci sono problemi. Ecco, questa adolescenza però comporta anche una perdita di autorevolezza, perché poi manca invece la consapevolezza che tu sei l'interfaccia, sei l'autorità. Certo, l'autorità non corrisponde con l'autorevolezza. Ora, nel momento in cui io faccio le stesse cose di mio figlio che è adolescente, a quel punto l'autorevolezza si perde. Potremmo chiamare genitori Peter Pan, ecco, per intenderci. Un'ultima battuta, professor Pira, veramente abbiamo pochi secondi. L'aspetto del linguaggio, gli emoticon, no? Le faccette che utilizziamo, ecco, che inevitabilmente impoveriscono il linguaggio, lo involvono probabilmente. Ecco, anche qui con quali risultati e rischi a medio e lungo termine? Ecco.
Ma guardi, su questo c'è un dibattito molto aperto anche con i linguisti. Il problema non è soltanto se i ragazzi perdono la voglia di scrivere delle parole e la sostituiscono con dei codici che sono nuovi ma che sono i loro. Il problema è quello che c'è dietro, cioè la possibilità di esprimere valori indipendentemente. Ecco, oggi per esempio sapete che c'è un social network che si chiama Clubhouse che sta avendo un grande successo e lì non ci sono immagini, non ci sono video, C'è c'è solo soltanto la la parola. Non ne voce. sento più parlare, devo dire la verità, però ho l'impressione che No, sia in sta decalage. Ah no, girando, sta sta girando. girando. Dobbiamo chiudere. Professor Pira, noi torneremo ad Sì. invitarla, magari anche con la nuova stagione per Ma riuscire quando volete, a sono parlare felicissimo. ancora di più di questi figli delle app, le Grazie. nuove generazioni digital popolari. Ecco, perché i figli delle app in realtà sono quelli delle stelle, i figli delle Esatto. stelle di oggi. Diana, noi nel 77, sì, di app non se ne parlava, era fantascienza, però i figli delle mannaggia, si potrebbe Sì. fare però una versione, noi siamo figli delle app, ecco, chissà cosa ne Beh. direbbe Alan Sorrenti. Posso dire giusto Sì. al volo che Francesco Pira dice i figli delle stelle senza Sì. storia e senza età, come diceva Dan Sorrenti, i figli delle app rischiano di essere senza storia e senza identità. Mi Vedi, sembra che allora, chiuda davvero bene. ringraziamo la nostra famiglia, parte tecnica Alessio Caranzetti, redazione Antonella Romano, Corinna De Laurentiis, la regia di Paola De Gaudio, al microfono Diana Alessandrini. Sabino Zaba. Domani si ritorna a 12:30, Radio 1, ora c'è il GR.